Grazie Eccellenza. Io invece questa mattina vorrei partire da un'altra notizia. L'Europa la tratterò dopo. La notizia di qualche giorno fa è che è stato fatto il bando, insomma, per l'emissione delle obbligazioni garantite dallo Stato sulla cartolarizzazione. E devo dire che apprendere che il tasso che è superiore al 9% su cui lo Stato pagherà su queste obbligazioni, credo che ci ha, come opposizione, ci ha un po' preoccupato. Ci ha un po' preoccupato perché, oltre al costo rilevante che verrà detratto questo 9% annuale dagli incassi, che i crediti daranno, insomma, quello che rinverrà dagli incassi dei crediti, ma quello che è molto preoccupante è il fatto che questa operazione, e su questo, insomma, vogliamo ribadire che è necessario un comitato di sorveglianza che vada anche a far capire quali siano i possibili conflitti di interessi, se questa operazione non aveva già un potenziale acquirente e che quindi queste obbligazioni erano già state promesse a qualcuno che poi chiaramente ha avuto modo di prendere questo tasso molto vantaggioso. I fondi pensioni sono riusciti, da quello che sono le mie notizie, a prendere di questi 75 milioni solo qualcosa meno di 10 milioni, tutto il resto è andato nel mercato internazionale, però io credo che a maggior ragione di fronte a un tasso così alto, nonostante che il rating, no, delle agenzie fosse migliorativo rispetto a quello del paese, noi paghiamo un tasso superiore a quello del bond, è chiaro che una riflessione doveva essere fatta a monte. E per questo io credo, vedo il Presidente della Commissione Finanze, Pasquale Valentini, credo che sia urgente e importante al più presto convocare una Commissione Finanze per fare chiarezza definitiva su questa operazione. Abbiamo avuto modo di vedere quali fossero i costi dell'operazione, li abbiamo visti all'ultimo minuto, sappiamo oggi che c'è un tasso molto rilevante, c'è un impegno disatteso per fare anche un riferimento sull'aviosuperficie che doveva essere fatto entro il 10 di dicembre, non è stata convocata la Commissione. Io credo che oggi su questi due temi, aviosuperficie ma anche cartolarizzazione, è necessario fare chiarezza, fare una convocazione per avere i dati, anche perché non sappiamo se Banca Centrale ha dato l'ok alla garanzia. A questo punto presumo di sì, ma lo dovremmo sapere. Se ha valutato Banca Centrale che quell'importo, no, massimo che era stato definito dalla Commissione era da confermare o è stato abbassato, non sappiamo niente di queste cose. Quindi anche alla luce delle notizie che ci vengono, insomma, riportate, credo che sia importante convocare una Commissione Finanze per far luce sul tema cartolarizzazione e soprattutto anche sul tema dell'aviosuperficie, perché ad oggi ci sono serate pubbliche e ci sono, insomma, molti malumori su quel progetto che c'è sulla quell'area, ma di fatto ancora non conosciamo il progetto stesso. Quindi Presidente Valentini, credo che al più presto la debba convocare la Commissione Finanze. Chiaramente rispetto alla notizia del giorno, insomma della notizia di ieri, rispetto alla chiusura del negoziato, dalla conclusione del negoziato per l'accordo di associazione con l'Unione Europea, insomma, io credo che questa è una notizia positiva per il nostro Paese, molto positiva. È chiaro, l'hanno spiegato bene i colleghi, non finisce qua, insomma, il percorso. Adesso c'è tutto il fatto della paraffatura, della firma, eccetera. Però io penso che da oggi, siccome questo accordo è frutto di anni di trattative e ha avuto questa trattativa l'appoggio bipartisan di tutte le forze politiche, ad eccezione di alcune, ma quelle che si stanno costituendo adesso. Però alla luce proprio di questo, che ha avuto l'appoggio di tutte le forze politiche, io credo che oggi comincia il vero lavoro.
Il vero lavoro qual è? Il vero lavoro è dare pubblicità ai contenuti dell'accordo, completa pubblicità. Cioè, noi oggi siamo di fronte a dei cittadini che hanno, tanto noi parliamo insomma con tutti, tutti parlano con tutti, che hanno paura di questo accordo perché non lo conoscono. La non conoscenza dei termini, delle condizioni dell'accordo genera un effetto di chiusura, un effetto, questa non conoscenza, di paura. Ecco, credo che l'obiettivo, più che oggi cominciare a fare solo ragionamenti politici, perché io vedo insomma un clima di, qui in quest'aula, di sciogliete le righe, insomma, l'ultimo giorno di scuola mi sembra, no? Il governo ha fatto il compitino, ha avuto la visita del presidente Mattarella, per carità è una buona cosa, si era dato l'obiettivo di fare assestamento e bilancio, lo porteranno a casa, si era dato l'impegno di chiudere l'accordo, bene, però io credo che in questo momento non basta a dire di aver fatto le cose, ma ora bisogna farle anche bene. E siccome la mia impressione è che, l'abbiamo visto sulla cartolarizzazione, le cose questo governo non le sta facendo pienamente bene, basta solo dire di averle fatte, non vorrei che questa dinamica si ripetesse anche sul tema Europa, sarebbe un boomerang, perché oggi effettivamente non c'è stato nessun impegno vero rispetto a cominciare a mettere pubblicamente le condizioni che sono state trattate, quindi a disposizione della cittadinanza, in modo tale che prima le forze politiche, ma poi tutti i cittadini, possano vedere con contezza quello che si è firmato. E io credo che qui è il punto, perché noi tutti diciamo l'Europa è meravigliosa, l'Europa è un'opportunità, però non dicono, nessuno dice quali sono le opportunità. Allora, se ci sono delle opportunità, e io credo che ci siano, sul fatto che il nostro sistema bancario si possa aprire, c'è questa possibilità? Quali sono i pro e i contro? Quali sono le condizioni? Questo bisogna saperlo. Se ci sono delle opportunità nella libera circolazione delle merci, quindi opportunità di business soprattutto per le nostre imprese, ma anche per gli stessi nostri cittadini, anche questo bisogna metterle sul tavolo con chiarezza. Il mio movimento, il nostro movimento, fin dal referendum del 2013 ha sempre sostenuto un accordo ad hoc di associazione, non una piena adesione, ma un accordo ad hoc, quindi siamo pienamente allineati su questo percorso. Però in questo momento quello che manca, e siccome a noi non ci piace firmare delle cambiali in bianco e dare degli ok preventivi, quello che manca sono i contenuti, mancano i contenuti dell'accordo, vederli nero su bianco quello che è. Quindi mettiamoci al lavoro, noi abbiamo già dato la disponibilità, qualche collega l'ha detto, la politica deve essere al fianco dei cittadini affinché si spieghino bene tutte le cose, anche con serate pubbliche, siamo tutti disponibili a metterci la faccia, però la condizione essenziale è che oggi siano manifestate in maniera chiara le condizioni che sono state trattate. Quindi bene l'accordo, era un obiettivo di questo governo, però non vorrei che, no, un po' come è stato fatto negli ultimi mesi, basta dire che le cose sono state fatte e quindi mettiamo la bandierina, no. Questo poi è un tema talmente delicato che in questo momento, oltre a farlo, bisogna farlo bene, e farlo bene significa parlare con i cittadini e non avere paura di un possibile referendum, perché un cittadino informato su tutte le possibili, no, i pro e i contro di questo accordo, credo che sia giusto che si esprima, e si esprimerà sicuramente a favore valutando la bontà dell'accordo. Quindi in questo momento io credo
che il lavoro grosso che dobbiamo fare come politica è quello della informazione, informazione che in questi mesi, vuoi perché gli accordi, insomma, che